In questa puntata, l'Audi più potente mai prodotta si chiama RS e-tron GT Performance. È 100% elettrica e 100% entusiasmante. È l'ammiraglia BYD, si chiama Han, e non ha nulla da invidiare alle berline continentali a batterie. Viaggia in silenzio e a lungo, cullando i passeggeri con tutti i più recenti ritrovati tecnologici. Comoda, anzi comodissima, la Citroen C5 Aircross si rinnova nel segno del comfort. E per concludere, le news di Autolink. DFSK presenta E5 Fuel e Glory 500. Peugeot 3008 Hybrid. E tanto altro ancora. Ora allacciate le cinture, perché si parte! Audi rinnova la sua elettrica 100% GT e-tron e lo fa introducendo una nuova versione, la Performance, da 925 cavalli e oltre 1000 Nm di coppia, capace di scattare da 0 a 100 in appena 2,5 secondi, quasi una Formula 1 sullo 0-200. Lo fa attraverso una serie di ritocchi estetici, ma lo fa soprattutto nella sostanza, a cominciare dal motore posteriore che adesso pesa 10 kg in meno e dalla batteria da ben 97 kWh utili che diventa a 800 volt e che quindi può essere ricaricata dal 10 all'80% in appena 18 minuti a oltre 230 kWh. Novità anche dal punto di vista estetico, con nuove finiture, nuove colorazioni, il tetto fotocromatico a regolazione elettronica e anche una possibilità di avere il tetto in carbonio opaco sulla versione Performance. Prezzi a partire da 127.000 euro, una sostanziale riduzione rispetto alla precedente versione, rendendo ancora più accessibili le prestazioni full electric della Gran Turismo Audi. Con questi dati caratteristici, la RS e-tron GT Performance è l'Audi più potente di serie mai prodotta. Ma non si tratta solo di potenza pura con un'accelerazione a 0 a 100 in 2,5 secondi, si tratta anche di ripresa istantanea grazie ai motori elettrici che permettono di passare anche da 120 a 200 in un giro di pochissimo. E non è neanche un'auto da sparo, è una Gran Turismo vera, con un assetto strepitoso, confortevole anche sullo sconnesso, ovviamente nei limiti delle capacità delle sospensioni pneumatiche a doppia camera, regolazione elettronica, che permettono anche di muovere lateralmente di 3 gradi la vettura per affrontare meglio le curve e avere sempre un assetto piatto. In effetti si potrebbe quasi lasciare il volante sul dritto di quanto è sui binari questa vettura. Nell'uso quotidiano la RS e-tron GT si rivela una compagna ideale, confortevole in modi che non ci si aspetta, a cominciare dal sollevamento della vettura all'apertura della porta, che agevola la discesa a bordo, visto che comunque stiamo parlando di una coupé quattro porte molto sportiva, una hypercar nella versione performance, ma poi anche banalmente il pedale dell'acceleratore, un po' rigido, ma permette di gestire bene con tanta potenza anche nell'uso a basse velocità, e questo è apprezzabile. Per gli smanettoni poi ci sono i due bottoncini rossi sul volante, da un lato Boost che per 10 secondi garantisce la massima potenza e reattività di tutti i motori e di tutti i sistemi, e dall'altro i tasti RS, RS1 e RS2 programmabili a piacimento, regolando sospensioni, reattività del motore, sterzo eccetera, e infine RS Performance solo su questa versione da 925 cavalli e 1027 Nm di coppia, che è pensata per l'uso in pista. Il comfort a bordo per 4 persone è assoluto, la silenziosità impareggiabile,
salvo se si mette in modalità RS o dinamiche, allora il sound sintetico che dà la percezione del crescere della potenza è percepibile e anche apprezzabile per certi versi. Naturalmente, se il prezzo di partenza di questa RS e-tron GT è di 128.400 euro per la versione S, c'è una versione intermedia a circa 150.000 euro, per questa ce ne vogliono oltre 170 e si arriva molto velocemente a 200 con qualche optional. C'è di che divertirsi fino a 585 km di autonomia, 100 in più del modello precedente, e anche andando a velocità sostenute si riescono a fare 350 e anche 400 km. Niente male. Oggi tocca a lei, è lo stato dell'arte della tecnologia elettrica cinese di BYD, Build Your Dreams, si chiama An, è l'ammiraglia per la potenza, oltre 500 cavalli, e l'ammiraglia per le dimensioni, quasi 5 metri di lunghezza, comfort per 4, un'auto che sicuramente va molto bene con l'autista, poi dopo vedremo perché, ma ha degli interni spaziosissimi, un display addirittura dedicato ai passeggeri posteriori. E l'autonomia, già che siamo una colonia di ricarica, oltre 500 km in ciclo WLTP, per cui più che sufficienti per non doversi fermare qui. Ma se ti vuoi fermare, può caricare in corrente continua anche 100 kW e allora bastano 10 minuti per raggiungere un'autonomia sufficiente di quei chilometri che servono per arrivare a casa, e per fare il pieno, poco più di mezz'ora se si è proprio con le batterie scariche. BYD Design puntano molto sulle linee di questa berlina. In realtà è stata disegnata da Wolfgang Egger, che ha un passato in Alfa Romeo, in Audi e anche in Lamborghini. Infatti le linee ci piacciono, ma il CX, per cui la penetrazione aerodinamica è uno dei punti di forza di quest'auto, 0.23, davvero notevole. L'aerodinamica è sempre stata decisamente importante per le automobili, ancor più lo è per le elettriche, perché chiaramente una buona aerodinamica corrisponde a consumi inferiori e più autonomia. Questo risultato su questa An 7 è raggiunto grazie anche a queste maniglie, che sono molto belle esteticamente e che, come vedete, rientrano nella carrozzeria e poi escono soltanto quando uno deve aprire l'auto. Diamo qualche numero: la BYD An è lunga poco meno di 5 metri, 4,99, è larga circa 1,90 m e alto 1,50 m, per un passo di 2,92 m, che si traduce in tanto comfort anche per le gambe dei passeggeri posteriori. Il nome dell'auto, An con la H, riprende quello della dinastia cinese, che viene spesso associata con l'età classica della Cina antica. Assolutamente distintivo il frontale di questa BYD An. I fari sono a sviluppo orizzontale con tre elementi qui, più la freccia integrata e un LED che unisce i due proiettori. È stata disegnata pensando al drago cinese, iconico. Grandi cerchi in lega da 19, diamantati, giocano sul chiaro e lo scuro, ma su questa cinese c'è anche un po' di Europa. Le pinze sono Brembo, per cui i freni sono italiani, e gli pneumatici sono Michelin Pilot Sport. La tenuta di strada c'è tutta, senz'altro, va molto bene. Tantissimo lo spazio per i passeggeri posteriori, decisamente da autista, per chi vuole far stare molto molto comodi i bambini o gli ospiti, ma si capisce che comunque è pensata anche per chi utilizza quest'auto con autista, da qualche dettaglio come i comandi per la regolazione dei sedili anteriori, che si trovano sulla spalla proprio del sedile anteriore, cioè praticamente da dietro il passeggero posteriore lo può spostare in avanti per avere ancora più spazio, e a quel punto si possono anche accavallare le gambe. Tra i dettagli davvero unici, anche uno schermo LCD che si trova sul bracciolo centrale posteriore, dedicato proprio a chi si siede dietro. Attraverso di lui si può regolare la climatizzazione o anche azionare il tetto apribile. Le batterie di BYD sono particolari, si chiamano Blade Battery e hanno superato il test del chiodo. Che cos'è il test del chiodo? In pratica viene piantato un chiodo nelle batterie simulando un cortocircuito per capire
il grado di sicurezza. BYD An accetta 11 kW in corrente alternata e 120 kW in corrente continua. In 30 minuti si passa dal 30 all'80%. Tanti cavalli, oltre 500, 517 per l'esattezza, 700 Nm di coppia massima che le permettono di accelerare da 0 a 100 in soli 3,9 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 180 km/h. L'interno è decisamente lussuoso, alla guida lo sterzo risulta affilato, l'acceleratore è molto rapido nella risposta come il motore, d'altronde abbiamo a che fare con un motore elettrico per cui dalla massima coppia sin dai bassi regimi, prestazioni eclatanti per l'accelerazione, poco più di 3 secondi sullo 0-100, ma questa è una connotazione dell'elettrico, ricordiamoci non abbiamo a che fare con un'auto sportiva, con una Porsche, con una Ferrari, con una Lamborghini, ma con una berlina elettrica che risulta particolarmente prestazionale nello scatto, che è limitata nella velocità massima a 180 orari, ma che soprattutto in questo caso ha una buona autonomia che permette di dormire sonni tranquilli e di non avere paura di trovare una colonnina per fare il pieno di ricarica. La si può usare anche una settimana senza fermarsi su quello che viene considerato il tragitto medio casa ufficio delle persone, per cui entro i 50 km. Tanti comandi touch, enorme lo schermo centrale, un TFT anche dietro le razze del volante, ma rimangono però anche dei comandi tradizionali che noi ritroviamo particolarmente comodi, come per esempio sulla console centrale ce n'è uno dedicato esclusivamente al volume dell'apparato multimediale. E questo ci è piaciuto. Gusto europeo, dall'ottimo impianto da in audio a legno a tanta pelle anche nei pannelli laterali, comodissimi i sedili sia di guida che quelli dedicati ai passeggeri. Comodo anche l'head-up display che permette di non distrarsi dalla visuale che si ha sulla strada durante la guida grazie alle informazioni che vengono proiettate sul vetro anteriore. Non mancano prese USB-C e USB tradizionali davanti alla leva del cambio. Tre le modalità di guida, Eco, Normal e Sport, sono selezionabili da un jog dial che si trova sulla plancia centrale. Non mancano ovviamente gli ADAS, per cui gli aiuti alla guida di secondo livello, dal cruise control adattativo al mantenitore di corsia, per arrivare ai Bliss che indicano nel specchietto retrovisore se sta sopraggiungendo un veicolo alle nostre spalle. BYD An, tanto lusso, un'auto premium, tanta tecnologia, tanta sicurezza, un'auto elettrica, siamo ai vertici. Il prezzo a partire da 70.000 euro, i competitors, Audi, Mercedes, BMW, per esempio la EQE, ma anche la Tesla Model S. Ed ecco allora che il prezzo di questa BYD, il rapporto qualità-prezzo, è notevole, insomma, ci è piaciuta. La nostra prova finisce qui e adesso andiamo a farci una sosta ai Giardini sul Lago. Il vostro mantra al volante è il comfort, ma non volete rinunciare a una posizione leggermente rialzata, alla comodità di un SUV compatto di circa 4,5 metri, quindi facile da parcheggiare anche in città, ma capiente a sufficienza per fare un bel weekend in vacanza con la famiglia e magari il cagnolino, ebbene Citroen C5 Aircross è il non plus ultra del comfort, grazie appunto alle sue tecnologie Advanced Citroen Comfort, come le sospensioni pneumatiche e i sedili appositamente foderati di schiume differenziate per avere una seduta davvero davvero comoda. C5 Aircross si apprezza non solo nei lunghi viaggi dopo i quali si scende come se si fosse appena saliti a bordo, ma anche nell'uso cittadino, soprattutto in virtù dei sistemi di comfort adottati da Citroën per questo SUV medio, ma anche per tutta una serie di assistenze alla guida che permettono per esempio di gestire il traffico quotidiano in maniera assolutamente rilassata. Tre sono le motorizzazioni disponibili, dal classico benzina PureTech al diesel, passando per l'ibrido e il plug-in hybrid. All'interno la
originalità dei contenuti si sposa con la tecnologia di un ampio display digitale che riporta anche le informazioni sui flussi di energia, quindi se sta funzionando il motore termico o quello elettrico, un generoso display per l'infotainment e la gestione di tutte le funzioni di bordo, climatizzazione, navigazione, impostazioni della vettura e il tutto condito con un cambio automatico EAT8 molto fluido e generoso e un selettore delle modalità di guida che possono essere tre: Eco, Normal e Sport. Sul volante troviamo pochi ma utili pulsanti per la gestione sia dell'infotainment che del cruise control. In realtà c'è un satellite dedicato per il cruise control dietro il volante, poco visibile ma molto intuitivo una volta apprese le funzionalità di base, che permette di regolare la velocità e anche di gestire il flusso nel traffico stop and go, quindi impostando una velocità di crociera anche bassa, 50-30 km orari, è possibile delegare il rallentamento e la ripresa della marcia alla vettura senza toccare il freno. Le sospensioni Advanced Comfort di Citroën rendono la guida davvero confortevole in tutte le condizioni. È chiaro che nel momento in cui si cerca un po' di sportività i movimenti di cassa sono importanti, però non viene mai a mancare la tenuta di strada e la trasparenza in quello che succede per strada, e quindi si riesce a gestire e a governare ogni situazione, garantendosi però nel 99% dei casi il massimo comfort possibile, figlio anche delle particolari imbottiture dei sedili regolate in funzione delle varie aree di appoggio del guidatore e dei passeggeri, che guadagnano quasi un centimetro in spessore rispetto a un sedile tradizionale, e il risultato si vede soprattutto nei lunghi viaggi. Oltre a contenere notevolmente i consumi e a viaggiare in modalità elettrica quando si è in città, la nuova motorizzazione hybrid offre anche un ottimo spunto in accelerazione grazie all'aggiunta della coppia elettrica a quella del motore termico a benzina. E in effetti questa C5 Aircross Hybrid è davvero divertente da guidare proprio. Le buche e le asperità dell'asfalto non sono un problema, non si sentono quasi su questa C5 Aircross. E la silenziosità di marcia è da segmento superiore. E poi sul misto, volendosi divertire, ci sono anche le palette del cambio sul volante per scalare. Cambio molto veloce. FSK è sul mercato ormai da un po' di tempo con una gamma di 4-5 modelli, e adesso se ne aggiungono ulteriori due. Di che si tratta? La gamma attuale è fatta da SUV, SUV che partono da un 4,38 per arrivare a 4,68 di lunghezza, motori 1500 aspirato nella 500 e turbo negli altri due modelli 580 e F5, IS5, e poi oggi presentiamo due nuovi modelli, uno termico, la 600, con una potenza di 183 cavalli, allestimenti molto più completi rispetto alla 7 posti, perché anche questa è una 7 posti che già abbiamo sul mercato, e poi passiamo alla prima ibrida plug-in. I cinesi sono convinti che il plug-in sia l'ibrido da mettere in commercio, che funziona costantemente in ibrido, quindi con uno spunto notevolissimo, 6-7 secondi da 0 a 100 nonostante il peso della vettura, 1000 km di autonomia, quindi un motore nuovo che porterà, se sarà quello il futuro, all'elettrico. Allora, i prezzi sono concorrenziali, partono da 17.988 per la versione 500 manuale, per arrivare ai 36.888, tutti finale 88, perché per i cinesi vuol dire fortuna, business e sicurezza per chi compra. Oltretutto in questo momento c'è la promozione del GPL gratuito, quindi rende ancora più
interessante l'acquisto dei nostri prodotti su tutta la gamma, a parte la E5, dove poterlo comprare. Noi abbiamo già più di 40 concessionari attivi, una decina partirà a giorni e gli altri sono già presenti sul mercato. E copriamo tutta la rete nazionale, dalla Sicilia alla Sardegna al nord. Al tuo cliente dobbiamo dare le assicurazioni che c'è un'azienda seria che mette nel commercio le vetture, è supportata da un'altra azienda molto seria che è la DFSK, che hanno un contatto e una collaborazione quotidiana. Noi abbiamo continuamente rapporti con la casa per far sì che tutto venga volto nel modo più sicuro e più soddisfacente per chi compra. La rete sono quasi tutte concessionarie storiche che hanno decenni e decenni di attività sul mercato. Si chiama 3008, l'avevamo già vista elettrica, ma adesso è arrivata anche mild hybrid, forse quella che piacerà di più agli italiani, forse quella che si venderà meglio. Cosa ne pensi, Stefano? Al momento la richiesta dei clienti italiani si rivolge in maniera maggioritaria proprio verso le versioni con una elettrificazione leggera, che significa dove c'è un motore elettrico e un motore termico insieme. Si tratta di una soluzione, quella che proponiamo su Peugeot 3008, estremamente semplice da utilizzare perché non ha necessità di ricarica alla spina, non c'è bisogno di ricaricare la wallbox, non c'è la presa per ricaricare le colonnine, perché si ricarica automaticamente durante le decelerazioni e restituisce questa energia durante le accelerazioni. Quindi è una soluzione estremamente facile da utilizzare anche per chi non vuole andare verso l'elettrico puro, per chi non ha la possibilità di ricaricare le colonnine, che però ti dà degli ottimi risultati dal punto di vista della riduzione dei consumi di combustibile, della riduzione delle emissioni di CO2, facile da utilizzare e anche divertente. Peugeot 3008 si è rinnovata completamente dalla precedente generazione, che ha avuto un successo enorme. L'abbiamo cambiata come piattaforma, come tecnologie molto più avanzate, anche come linea. La forma di questa Peugeot 3008 ora è quella di un SUV fastback, quindi con una coda che degrada molto più lentamente, in maniera molto più dolce, proprio a creare questa forma più dinamica, un pochino più sportiva. Il motore termico ha 136 cavalli ed è sorprendente per come riesce a muovere in maniera molto agevole questo Peugeot 3008, che ricordiamo è una vettura di grandi spazi, con un grande bagagliaio, quindi è molto imponente, si fa vedere per strada, però il motore è quasi brillante su questa Peugeot 3008 con i suoi 136 cavalli. Il cambio esclusivamente automatico, una vettura grande, 4,50 m circa di lunghezza, soltanto due allestimenti per facilitare la scelta. Vogliamo farla facile ai nostri clienti, quindi due allestimenti molto ben equipaggiati, le due versioni Allure e GT. Già l'Allure contiene moltissimi equipaggiamenti che su altri marchi, su altre vetture sono soltanto disponibili come optional. Quindi Peugeot rende la vita semplice ai propri clienti con una scelta estremamente oculata dal punto di vista delle versioni, ma con una grande ampiezza di motorizzazioni tutte elettrificate. In conclusione, vogliamo sapere il prezzo? Prezzo di questa Peugeot 3008 Hybrid 136 cavalli di listino è di 38.700 euro, ma abbiamo già delle offerte di lancio molto attraenti. Considerate che si può acquistare con un finanziamento da 249 euro al mese. Ruota in pista vi dà appuntamento alla prossima settimana. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruotainpista.com.